Simone Mondelli, archiviata la vittoria netta sul campo della Spes Foggia Fidoni, c'è tempo per la prima gara casalinga di questa stagione, affrontate la Pisana, una delle candidate ai vertici di questo campionato, per cui bisogna ripetersi per mettere altri punti in cascina in ottica salvezza. Cercheremo di dare il massimo come abbiamo fatto nella prima, in cui è andata molto bene. Abbiamo messo tanta qualità e quantità e l'abbiamo portata a casa. Affrontate, come detto, la Pisana, squadra temibile, dove gioca anche un ragazzo che conoscete molto bene, come Cristian Trappolini, però c'è bisogno del calore da parte del pubblico, anche da parte vostra, per fare in modo che possa andare al meglio, insistere su quelli che sono stati i ritmi da parte vostra proprio in quelle della Spes. Sì, certo, sicuramente Cristian è stato compagno di squadra l'anno scorso, un gran giocatore, comunque tanta esperienza, però dobbiamo pensare a noi e cercare di ripeterci e fare il meglio. Arrivato, come detto, da questa vittoria in cui sei stato protagonista, hai fatto 3 gol. Come è stato iniziare subito a meglio campionato e speri di fare tanti gol per la causa della Futsal Academy? Beh, certamente lo spero e spero soprattutto di essere d'aiuto al mister e alla squadra quest'anno e raggiungere qualche obiettivo, ma soprattutto dobbiamo pensare adesso come adesso a dare il massimo e a continuare così, perché continuando così ci sono i risultati e dando il massimo secondo me possiamo portare a casa tanti buoni risultati. So che il Bersi Di Maio vi dà tanta fiducia, vi dà anche qualche giorno libero durante la settimana per coltivare altri hobby, altri propositi, stare con i vostri familiari, i vostri amici, però guarda caso tutte le volte che gioca al Napoli non vi allenate. No, quello è vero, infatti molto spesso quando gioca a Juve ci alleniamo sempre. Siete la Juve? Eh sì, naturalmente, ammetto gli allenamenti sempre quando gioca a Napoli la maggior parte delle volte, però a parte tutto il mister sì, c'è stato molto d'aiuto in questa prima fase, perché poi la squadra, diciamo, è composta da molti giovani e qui c'è solo da crescere, diciamo. E il mister sta facendo il meglio possibile per farci integrare e farci diventare prima possibile squadra.